Ciao a tutti, dopo qualche video di storia torniamo alla filosofia. San Tommaso d'Aquino sarà il protagonista di questo video. San Tommaso, uno dei più importanti filosofi della storia della filosofia, sicuramente il maggiore esponente della scolastica, quindi della filosofia cristiana medievale. San Tommaso nacque intorno al 1225 a Roccasecca, vicino Cassino. Qualche cenno biografico: inizialmente fu educato nel famoso monastero di Montecassino, poi il trasferimento a Napoli, entrò nell'ordine dei Domenicani e poi un altro trasferimento, stavolta a Parigi, trasferimento molto importante. San Tommaso a Parigi divenne maestro nella celebre università e conobbe un altro grande filosofo e teologo del periodo, Sant'Alberto Magno. Poi il rientro in Italia, Tommaso d'Aquino morì nel 1274, era in viaggio, stava andando a Lione al concilio, su delega, ecco, inviato dal Papa Gregorio X. Durante il viaggio si ammalò e morì in un monastero cistercense, precisamente a Fossanova, vicino a Terracina. San Tommaso, quindi teologo immenso, grande filosofo, San Tommaso è stato e ancora oggi lo è, forse un po' meno rispetto al passato, il grande punto di riferimento a livello teologico della Chiesa Cattolica. Non solo lui, chiaramente Sant'Agostino, Sant'Anselmo, ma San Tommaso è stato veramente un punto di riferimento di grandissima importanza per la Chiesa Cattolica. Scrisse tante opere, le più importanti: il commento alla Bibbia, commentario ad Aristotele, la Somma contro i Gentili e soprattutto la Somma teologica, opera di importanza fondamentale in ambito teologico. Era un uomo molto semplice, silenzioso, pacifico, dedicò tutta la sua vita alla preghiera, alla riflessione, alla meditazione sulle verità della fede ed era chiamato, è stato chiamato il dottore angelico. E a Parigi veniva invece chiamato il bue muto, molto probabilmente perché aveva una stazza fisica abbastanza imponente, anche perché era un uomo appunto di riflessione, era silenzioso, meditava. E poi Sant'Alberto Magno disse anche: attenzione, quello che oggi viene chiamato il bue muto un giorno si farà sentire. E come se si farà sentire? Proprio perché Sant'Alberto aveva capito che tutto ciò che aveva scritto San Tommaso a livello filosofico, ma anche a livello teologico, avrebbe avuto un'enorme importanza per poi la storia della teologia e per la storia della Chiesa Cattolica. Il pensiero di San Tommaso, lui è stato anche definito l'Aristotele cristiano, perché Aristotele è stato il grande punto di riferimento, non soltanto Aristotele, anche Platone, i filosofi arabi, ma soprattutto Aristotele, e San Tommaso prese da Aristotele quello che poteva essere preso e riadattato al pensiero cristiano. E il pensiero del nostro filosofo si basa su un rapporto molto forte tra la fede e la ragione. Fede e ragione, per San Tommaso, sono due realtà distinte, ma che possono benissimo camminare insieme e trovare un'armonia e un accordo. L'uomo, il fine ultimo dell'uomo qual è? La conoscenza di Dio. Però l'uomo con la sola ragione non può conoscere Dio. Se l'uomo vuole conoscere Dio utilizzando solo la ragione, andrà inevitabilmente incontro agli errori. Allora Dio è venuto incontro all'uomo, si è rivelato con la sua parola, i profeti dell'Antico Testamento, poi Dio ha mandato, ecco, Gesù, il suo figlio, sulla terra. Però per il nostro filosofo, una frase molto importante: la grazia non elimina la natura, ma la perfeziona. Questo che cosa vuol dire? Allora, sì, Dio si è rivelato, per chi crede in lui ha donato la fede, un dono di Dio, ma allora, dato che c'è la fede, dato che Dio si è rivelato, la ragione va messa da parte, va messa in soffitta? No, assolutamente no, per San Tommaso. La ragione ha una sua importanza, una dignità enorme. La ragione però deve camminare, deve essere in sintonia con la fede. La fede è come una grande luce che illumina la ragione. Se la ragione pretende di andare da sola, andrà incontro a degli errori. Però la ragione può fornire, può donare alla fede
grandi servizi. Quali sono? Ecco, cosa può dare la ragione alla fede? Innanzitutto la ragione può dimostrare i preamboli della fede, cioè quelle verità che sono importanti per la vita della fede. Per fare un esempio, l'esistenza di Dio. Poi San Tommaso scrisse le famose prove sull'esistenza di Dio. Poi la ragione può sempre dimostrare attraverso similitudini e analogie, può aiutare quindi a comprendere meglio alcune verità di fede. Per fare un esempio, il dogma della Trinità, di un Dio quindi in tre persone, di un Dio unico ma in tre persone. Uguali e distinte. La ragione può anche dare un aiuto alla fede, può anche difendere la fede, cioè quando la fede viene attaccata o messa in discussione. Ricordo che San Tommaso era un domenicano e siamo nel periodo medievale, in un periodo in cui in Europa e in Italia si erano diffuse diverse eresie. E qual era il compito dei domenicani? I domenicani erano grandi, conoscevano alla perfezione la Sacra Scrittura, erano dei teologi di assoluto valore e quindi loro difendevano la fede, dagli eretici, i catari, gli albigesi. Quindi un eretico metteva in contrasto una verità di fede, il domenicano diceva: attenzione, qua tu stai sbagliando, io ti dico perché, ti cito quel passo del Vangelo, della Bibbia che tu hai completamente stravolto, per fare un esempio. Nel caso di un eventuale contrasto tra la ragione e la fede, la ragione è, diciamo, della fede. Perché il discorso di prima, la fede è la grande luce che illumina la ragione. La ragione può essere di aiuto alla fede, però deve camminare, deve seguire una strada ben precisa. Se la ragione se ne vuole andare per i fatti suoi, in autonomia, si va incontro a degli errori. E questo perché quindi in San Tommaso la distinzione tra la filosofia e la teologia. La filosofia che dipende dalla ragione deve dimostrare quelle cose che appunto posso, quelle teorie che possono essere dimostrate razionalmente. Diverso è il caso della teologia, perché la teologia quindi su che cosa si basa? Sull'autorità di Dio, quindi su un Dio che si è rivelato agli uomini. E da qui tre grandi ambiti conoscitivi. La teologia rivelata, cioè tutto ciò che Dio ha rivelato agli uomini, che è oggetto di fede, poi la teologia naturale, quelle verità che di fede che possono essere anche comprese razionalmente con l'utilizzo della ragione, poi quindi la filosofia che deve stare, diciamo, nel suo campo e deve occuparsi soltanto di ciò che può essere dimostrato e spiegato razionalmente. Spostiamoci un attimo, che c'è più luce. Secondo San Tommaso, poi intorno al 1225, scrisse un'opera, un opuscolo molto importante dell'ente e dell'esistenza. E lui in questo opuscolo parla appunto dell'ente, dell'esistenza, dell'essere. L'ente e l'essenza sono le prime realtà che l'intelletto concepisce. L'ente è ciò che può essere. E si divide nelle categorie di Aristotele: sostanza, qualità, quantità e via dicendo. L'ente può essere reale o logico. L'ente reale è ciò che è presente nella realtà. L'ente invece è logico, è ciò che può essere espresso in una proposizione affermativa, anche se non sempre è presente nella realtà. Un po' quando si parla della cecità degli occhi, di per sé non esiste la cecità, ma ci sono degli occhi non vedenti. L'essenza, invece, che cosa è? È la quiddità, è la vera natura di una cosa, è ciò che una cosa è l'essenza. È composta dall'unione della forma con la materia. Quando noi diciamo che l'uomo è un animale razionale, l'uomo quindi è ragione, quindi forma, ma l'uomo è anche materia, animalità, il corpo. E da qui il concetto dell'essere, detto anche atto d'essere o di esistenza.
Che cos'è per il nostro filosofo l'essere? San Tommaso partì da un passo dell'Esodo, quando Dio dice: Io sono colui che sono. Ego sum qui sum. Quindi Dio per lui, per San Tommaso, è l'essere per eccellenza. Dio è l'essere eterno, infinito e necessario. In Dio c'è la presenza totale dell'essere. In Dio essenza ed esistenza coincidono. Invece nelle creature, quindi anche in noi uomini, c'è una presenza dell'essere, ma è una presenza parziale. Ed è un essere che è stato donato da Dio. Quindi per San Tommaso c'è sicuramente il primato dell'esistenza, perché l'essenza di per sé è il puro nulla. L'essenza, grazie all'intervento di Dio, riceve l'essere e questo permette il passaggio dall'essenza all'esistenza, dalla potenza all'atto. Quindi nelle essenze l'essere è presente soltanto a livello potenziale, grazie all'intervento di Dio che poi dona l'essere alle creature anche in modo parziale, c'è questo passaggio dall'essenza all'esistenza, dalla potenza all'atto. Quindi nell'essenza l'essere soltanto a livello potenziale, con il passaggio all'esistenza le cose esistono di fatto, quindi esistono realmente. Quindi c'è questo passaggio dall'essenza all'esistenza, quindi grazie all'intervento quindi di un essere, di Dio che dona l'essere, e quindi il passaggio dalla potenza all'atto, dall'essenza all'esistenza. E come detto prima, quindi Dio è l'essere per eccellenza, in Dio c'è l'essere presente in modo totale, nelle creature c'è una presenza parziale dell'essere. E qui la differenza con Aristotele, perché per Aristotele l'essere può avere molteplici significati. E non c'è distinzione tra l'essere di Dio, tra l'essere delle cose, tra l'essere dell'uomo. Invece non è così per San Tommaso, perché soltanto in Dio c'è la pienezza dell'essere, perché solo in Dio essenza ed esistenza coincidono alla perfezione. Nelle creature, quindi negli uomini, nelle cose, nel mondo, anche negli stessi angeli, c'è una presenza parziale dell'essere. Anche gli stessi angeli ricevono la vita da Dio, pur essendo appunto creature angeliche, perché negli angeli, nelle creature angeliche, c'è la presenza soltanto della forma e non della materia. Quindi, ricapitolando, riassumendo, in San Tommaso il primato dell'esistenza, l'essenza di per sé è il puro nulla, nell'essenza c'è la presenza dell'essere solo a livello potenziale, grazie all'intervento di Dio, quindi all'aggiunta dell'essere, c'è il passaggio dall'essenza all'esistenza, dalla potenza all'atto. E quindi Dio è l'essere per eccellenza e in noi uomini c'è una presenza parziale dell'essere, quindi noi partecipiamo alla natura di Dio. Quindi noi prendiamo parte all'essere di Dio l'essere, c'è cioè la presenza totale dell'essere in noi, quindi Dio dona l'essere, nelle creature, come detto prima, c'è una presenza parziale dell'essere. Lui dice, San Tommaso, nella Somma Teologica, allo stesso modo che quando è infuocato e che quanto è infuocato e non è fuoco, è infuocato per partecipazione, così ciò che è all'essere e non è l'essere, è ente per partecipazione. Quindi due concetti molto importanti in questo rapporto che c'è tra l'essere e le creature. Il concetto di partecipazione, quindi noi in quanto creature, anche gli uomini, c'è una presenza parziale dell'essere, quindi prendiamo parte, partecipiamo alla natura dell'essere, e poi il concetto di analogia. Dio è l'essere per essenza. Quindi noi co come creature siamo simili a Dio, però Dio non è simile alle creature. Potremmo
potrà sembrare una sottigliezza, una cosa da poco, invece è un concetto, il concetto di analogia è molto importante, perché che cosa ci dice in fin dei conti San Tommaso? Che quindi noi somigliamo a Dio, dato che lui era un credente, quindi l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, però c'è una diversità anche. E tutto questo impedì a San Tommaso di cadere nel panteismo. Nel panteismo ne ho parlato nei video precedenti di Spinoza, vabbè, lui ovviamente Spinoza non poteva conoscerlo perché Spinoza nacque qualche secolo dopo, ma sicuramente San Tommaso conosceva gli stoici. Quindi il panteismo che cos'è? Dio e la natura, Dio e il mondo sono un'unica realtà. Per gli stoici Dio era l'anima del mondo. Non è così per San Tommaso perché Dio è il creatore del mondo, Dio è l'essere per eccellenza. In tutte le creature, negli uomini, negli angeli, nelle cose del mondo c'è una presenza parziale dell'essere, però c'è questa differenza, cioè Dio non coincide con il mondo, Dio ha creato il mondo, però Dio e il mondo non sono un'unica realtà. In noi c'è una presenza parziale dell'essere, però l'essere in modo pieno, totale, è presente soltanto in Dio. Lui scrive, fra tutte le cose l'essere è la più perfetta. E sempre in altri passi della Somma Teologica, lui scrive, l'essere è ciò che nelle cose vi è di più intimo e di più profondamente radicato. Quindi nelle creature c'è questa presenza dell'essere, però una presenza non totale come in Dio. E questo apre la strada a un altro aspetto molto importante dell'ontologia di San Tommaso, il concetto di trascendente o trascendentali. Che cosa sono i trascendenti o trascendentali? Sono quei caratteri che appunto caratterizzano e che qualificano l'essere in quanto essere. E i trascendenti o trascendentali sono cinque: res unum, aliquid, verum e bonum. Alla fine però possono essere ridotti a tre. L'unum, cioè l'uno, verum, il vero, la verità, e bonum, il bene. Cosa significa questo? Quando noi diciamo che ogni ente è uno, diciamo che ogni ente è indiviso in sé e si distingue dagli altri. Quando diciamo che ogni ente è buono, diciamo che ogni ente corrisponde all'intelletto divino che lo ha creato. Quando diciamo che ogni ente è vero, quindi che corrisponde all'intelletto divino che lo ha creato, e quindi ogni ente è buono perché corrisponde ad una volontà divina ben precisa, perché Dio, quindi, che è il sommo bene, la somma bontà, la somma perfezione, la somma verità, ha creato quindi tutte delle realtà in cui è presente la bontà, la bellezza, la verità. E da questo punto di vista, sicuramente c'è un primato dell'essere sul vero, sulla verità, sul buono, sulla bontà. Però, come detto prima, quindi Dio è l'essere per eccellenza, è la somma bontà, è la somma perfezione, però la verità, la bontà e la verità di un ente dipendono dal grado di essere che hanno ricevuto, e questo grado di essere da chi deriva? Deriva sempre da Dio, che è l'essere perfetto, che è l'essere per eccellenza. E quindi la verità, anche se c'è questo primato dell'essere sulla bontà e sulla verità, però bontà e verità sono in strettissimo rapporto con l'essere, quindi con l'essere di Dio. Ecco, per San Tommaso non c'è nulla nell'essere che non sia vero e buono, cioè in Dio tutto è vero, tutto è buono. E quindi non c'è alcuna verità, non c'è alcun bene che non sia presente nell'essere. Questo perché, ripeto, Dio è l'essere per eccellenza, la somma perfezione, la somma bontà, la somma verità, e quindi tra l'essere, il vero e il bene c'è questa fortissima, fortissima familiarità. E questo cosa significa? Che con San Tommaso ci troviamo di fronte ad una manifestazione, forse una delle più grandi
manifestazioni di ottimismo metafisico della storia. San Tommaso vedeva ovunque bellezza, bontà, verità, perfezione, proprio perché tutto ha origine da Dio e anche quindi nelle cose di questo mondo, anche se in modo parziale, c'è la presenza della verità, c'è la presenza dell'essere, quindi la presenza della bontà, il bene, perché tutto ha un'unica origine. Ha origine quindi in Dio, che lo ripeto per l'ennesima volta, in Dio l'essere è presente in modo totale, in modo perfetto, essenza ed esistenza in Dio coincidono e in tutte le creature c'è questa presenza parziale dell'essere. E quindi questo che cosa permette? Permette, come detto prima, il passaggio dalla potenza all'atto, dall'essenza all'esistenza. L'essenza, senza l'intervento di Dio, quindi senza la presenza dell'essere, l'essenza è il nulla. L'essenza invece, dove nell'essenza l'essere è presente soltanto a livello potenziale, grazie all'intervento di Dio, quindi grazie a questa, ecco, donazione, a questo passaggio, quindi Dio che dona una parte dell'essere, c'è il passaggio dall'essenza all'esistenza, dalla potenza all'atto, quindi nell'essenza le cose, l'essere presente soltanto a livello potenziale, con il passaggio all'atto, quindi all'esistenza, le cose esistono di fatto, esistono concretamente, questo solo ed esclusivamente grazie quindi a Dio che dona una parte dell'essere a tutte le creature, quindi a noi uomini, le cose del mondo, anche le stesse creature angeliche, anche gli stessi angeli c'è una presenza, quindi sono stati creati da Dio. Quindi le creature angeliche, la presenza soltanto della forma e non della materia, ma sono appunto creature, gli angeli sono stati creati da Dio. Va bene, alla prossima con gli altri. In questo video abbiamo, ecco, visto gli aspetti principali dell'ontologia di San Tommaso, poi gli altri aspetti, tra cui le prove dell'esistenza di Dio e tanto altro. Va bene, ciao!